L'emergenza migranti, la dimensione sociale dell'Europa, le diverse visioni dell'Unione Europea minacciata da disgregazione ed estremismi sono alcuni dei temi che caratterizzeranno il congresso Ripensare l'Europa, che si terrà a Roma dal 27 al 29 ottobre prossimi. Ad organizzarlo la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, la cui presidenza è stata ricevuta dal Papa a Casa Santa Marta. Al centro dell'incontro proprio il futuro del vecchio continente, tema caro a Francesco, come egli stesso ha sottolineato nell'udienza ai capi di Stato e di Governo europei per i 60 anni dei Trattati di Roma. L'argomento sarà al centro del congresso d'autunno, come spiega Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza Bobbio, vicepresidente della Comece. Il Papa desidera questo incontro, il Papa desidera che ci sia molto dialogo tra le istituzioni ecclesiali e tutti coloro che per un verso o per l'altro hanno a cuore l'Europa, quindi anche alcuni politici, proprio perché ha bisogno la nostra Europa di uno slancio, ha bisogno di uno sguardo sul futuro. Il Papa è molto interessato davvero a far sì che l'Europa giochi il suo ruolo strategico anche all'interno, di questo mondo globalizzato, proprio perché anche a livello di economia, c'è un'economia maggiormente sociale che magari altrove non c'è, occorre svilupparla. Il Papa è molto preoccupato anche per la disoccupazione giovanile, conosce tutti i dati statistici dei vari paesi, ha bisogno questa Europa di quasi risorgere, quasi essere rifondata. Già nella sua visita alle istituzioni comunitarie a Strasburgo nel novembre 2014, Francesco richiamò la necessità di restituire dignità al lavoro. Oggi un'altra emergenza tutta europea è quella della crescita dei populismi, messa in evidenza dalle ultime elezioni. La riflessione del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga e presidente della Comece. Noi della Comece vogliamo sottolineare la necessità di un'Europa sempre più sociale. Questo lato sociale dell'Unione deve diventare sempre più visibile, anzi dovrebbe costituire una nuova colonna della collaborazione. Lì vedo qualche tensione davanti a noi, tensioni che non saranno deboli. Ma non ci sono alternative alla collaborazione. Questo costerà qualcosa a tutti, non ci potrà essere un vincitore. Solidarietà significa portare insieme le debolezze, ma anche i punti di forza. Sarà quindi un decennio pieno di tensioni per il futuro dell'Europa. Adesso, nei prossimi anni, si deciderà se l'Europa si frammenterà in interessi nazionali oppure se farà uno sforzo per una visione comune del futuro. L'Europa è in pericolo di sciogliersi, ha ricordato Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio in Egitto. È questa l'attualità europea, entrata pure nelle discussioni dei delegati Comece, riunitisi a marzo a Bruxelles per la loro plenaria. Ce ne parla l'altro vicepresidente dell'organismo, Monsignor Rimantas Norvila, vescovo di Vilkaviškis in Lituania. Oggi abbiamo, non sono diversi punti di vista, ma anche un po' alcune divisioni, est-ovest, poi sud-nord, poi tradizioni di vari paesi, anche abbiamo tante domande che toccano le famiglie, la vita, e questi tutti entrano insieme, anche immigrazione e emigrazione dentro l'Unione Europea, questo anche è evidente, ma i valori e futuro d'Europa costruendo insieme, dialogando vari nazioni, politici, anche la Chiesa non vuole essere fuori di questo dialogo, anche dialogo fra religioni, anche dialogo fra vari ambienti sociali. Tutto questo porta a un'unione, a una vita migliore.